Road Italy. Ci troviamo a Villa Erba, questa magnifica villa del 1800 di stile manieristico, costruita dalla famiglia Peluso e poi passata alla famiglia Erba, una grande famiglia di imprenditori milanesi del settore farmaceutico. Genitori di Luchino Visconti, grande regista italiano che qui ha passato la sua infanzia ed era anche la sua casa di vacanze. Luchino Visconti insieme a Roberto Rossellini e Vittorio De Sica sono i pilastri del cinema neorealista italiano. Scopriamo Villa Erba e il nostro viaggio continua nelle meraviglie del lago di Como. Road Italy! Villa Erba è una casa che noi amiamo moltissimo. Ci riuniamo tutti là, fratelli e sorelle, e sarà come al tempo in cui eravamo bambini e vivevamo all'ombra di nostra madre. Luchino Visconti di Modrone, conte di Lonate e Pozzolo, nato a Milano il 2 novembre del 1906, morto a Roma il 17 marzo del 1976, regista e sceneggiatore italiano. Dopo Villa Erba, ecco Cernobbio, elegante località turistica sulle rive del lago di Como e ai piedi del Monte Bisbino. Cernobbio deve il suo nome ad un antico convento edificato intorno all'anno 1000. Cuore del paese è Piazza Risorgimento, anche conosciuta come La Riva, che si affaccia direttamente sul lago. Oltre che per i panorami incantevoli, Cernobbio è nota per la presenza di tante prestigiose ville, come del resto tutto il lago di Como. E a proposito di ville, venite con noi a scoprire un luogo davvero unico, la Villa del Balbianello, poco più a nord di Cernobbio. Road Italy!